Cuccioli e Campioni, avete visto e sentito l'applauso dei Pulcini 2009 del Pescara. Benvenuti ragazzi, questa sera siete voi ad animare la nostra trasmissione con un calciatore del Pescara che arriverà più tardi per farsi intervistare da voi. E noi salutiamo i nostri ospiti che sono come sempre capitanati dal nostro coach Bruno Nobili. Buonasera, ciao Bruno. Mila, ciao. E abbiamo un allenatore, un altro allenatore ospite a Cuccioli e Campioni, Luigi Ervese, buonasera. Buonasera a voi. E con te c'è il piccolo Luca che è un piccolo amico del Pescara perché anche lui fa parte della grande squadra biancazzurra, vero Luca? Bellissimo, Luca che tra l'altro ha avuto i suoi amici qualche settimana fa proprio ospiti in studio. E poi abbiamo mister Spartaco Cordella, allenatore di questa squadra, dei Pulcini 2009. Buonasera. Buonasera a voi. E salutiamo anche mister Claudio La Monarca che condivide con Cordella l'esperienza di allenare questa squadra. Come sono questi ragazzi, mister Cordella? Bravissimi. Si divertono, ci fanno divertire, si applicano molto. Sono veramente un bel gruppo che è cresciuto tanto poi quest'anno, perché sono arrivati tanti nuovi, quindi è un gruppo che si sta veramente amalgamando e si stanno conoscendo e sicuramente si divertono. Mister La Monarca, ci sono ragazzi che però sono con voi già da un po', vero? Sì, sì, alcuni hanno cominciato già da qualche anno a stare con noi e continuano il percorso di crescita e di divertimento, che è la cosa fondamentale a quest'età. Bruno, ecco, diceva il divertimento la cosa fondamentale a quest'età, però la continuità, quindi ragazzi che hanno già 3-4 anni di allenamenti e di partite insieme al Pescara, ecco, forse è qualcosa di più di un gioco, comincia a essere. Beh, ancora rimane un gioco, però magari aver fatto già 2-3 anni di esperienza, anche se a livello giovanile, è importante perché si trovano già bene, insomma. Luigi Ervese ha vissuto l'esperienza di allenatore nelle giovanili del Pescara. Sì, sono stato 7 anni col Pescara, è stata un'esperienza molto bella, a parte formativa, e sicuramente lavorare con i giovani è un'esperienza che ti porta oltre a crescere personalmente, ma anche a condividere con ragazzi i loro sogni, i loro obiettivi futuri. E com'è l'ambiente Pescara giovanile? Ma io dico che veramente in questi anni il Pescara, sotto il profilo del settore giovanile, ha fatto una crescita importante, sia sotto il profilo dell'organizzazione e soprattutto sulla qualità dei tecnici che abbiamo nel nostro settore giovanile. Non si può che soltanto che ringraziare il Presidente, perché veramente continua a investire sul settore giovanile e hanno un convitto veramente, credo, uno dei più belli in Italia, una struttura importante come Poggio degli Ulivi, quindi ci sono tutti i presupposti per poter far lavorare bene questi ragazzi e farli crescere. E a proposito di strutture, voi vi allenate dove ragazzi? A Zanni. A Zanni. Quante volte a settimana? 2. Bene, e una di queste volte noi siamo venuti ad intervistarvi proprio sul campo di Zanni insieme a Max Mucciante. Abbiamo iniziato l'allenatore, mister Cordella, che vediamo in questo servizio. Allora, questo è un gruppo che, una parte del gruppo esce dallo Sport Village, dai primi calci, però chiaramente, come potete ben vedere, si è incrementato di numero, quindi abbiamo assorbito anche altri bambini provenienti dalla Caldora e altre nuove, diciamo, adesioni da parte di bambini che vengono da altre realtà. È un gruppo numeroso, abbiamo diviso in due squadre, siamo io e il mister Claudio La Monarca che ci occupiamo di loro. Ed è il primo anno di Pulcini, quindi chiaramente si passa da un centro, da un polo didattico come era il nostro Sport Village, a chiaramente un campo con misure diverse e dinamiche diverse. L'impatto con il nuovo campo chiaramente ha portato delle difficoltà naturali, come per tutti i bambini che passano da un campo piccolo con dei riferimenti ben precisi, invece ha degli spazi ampi dove hanno qualche difficoltà spazio-tempo.
Però diciamo che dopo un primo periodo appunto aveva fatto tutta una serie di esercizi mirati affinché riuscissero a trovarsi bene sin da subito. Devo dire che adesso si trovano bene, lavorano bene, si divertono soprattutto, che è sempre poi quello che dobbiamo stare attenti, che funzioni e che facciano. Anche se da qualche anno che alcuni già stanno con noi oppure vengono da altre realtà, quindi diciamo già hanno delle esperienze, comunque rimane sempre fermo il fatto che alla base ci sia un divertimento. Evidentemente dalla categoria Pulcini si comincia a lavorare un pochino di più sulla tecnica individuale e quindi c'è un'evoluzione naturale, si gioca un campo a 7, si passa quindi dall'aspetto squisitamente ludico motorio a una parte sempre motoria, ludica ma più tecnica. I progetti loro sono tanti, interessanti, ne parliamo, perché poi la cosa bella è che quando ci sono degli spazi per poter parlare, loro tirano fuori tante storie belle. Questa è la cosa veramente che ci piace tanto. Stare qua con la Pescara Calcio, evidentemente c'è un obiettivo, più che altro è un sogno, un desiderio, diventare calciatori del Pescara. Era mister Cordella. Tommaso, com'è il vostro allenatore? Bravo. Bravo, poi qualche altra qualità? È simpatico, è severo? È severo con voi? Qualche volta. Qualche volta. Ma hai qualche cosa da rimproverargli, qualcosa che non ti piace di lui? No. Ti piace tutto. Passiamo il microfono a un altro bambino che qualche tempo fa ha scritto addirittura, cosa hai scritto tu per mister Cordella? Tipo una poesia. Una poesia. Te la ricordi? Non, più o meno. Più o meno. Dicci che, quali erano i concetti che esprimevi in questa poesia, anche se non te la Che sono orgogliosa di avere questo mister, e che giocherellone, e spero di averlo per sempre. Ma che bello. Facciamo un applauso a Samuele. Tu avrà sempre un po' titolare. Sempre, infatti quello sto facendo, capitano. Ancora opinioni sul mister. Passa il microfono, Samuele, alle file dietro di te. Vai. Ecco, meno. Il mister è bravo, ci fa divertire. Anzi, ci fanno divertire. Eh sì, perché sono due. Siete contenti? Sì, ma nessuno ha una piccola critica da muovere al mister? Io ce l'ho. Vai, che c'è una critica. Io ce l'ho sul mister Spartaco. Non si fa crescere i capelli. Non si fa crescere i capelli. Ci è provo. Perché la vorresti vedere con i capelli più lunghi? Sì. Va bene, ci vuole un vedremo. Improbabili, non siamo attrezzati. Questi capelli da donna, dice qualcuno. Questi mister sono bravissimi. Giocherelloni. E come ogni mister sono severi. È giusto che sono severi. Perché se non sono severi, cioè facciamo tutto quello che vogliamo e non è giusto. Non va per bene, loro. Giusto. Ancora? Secondo me il mister Spartaco è troppo bravo. È troppo bravo, quindi un difetto, è troppo bravo, lo vorreste un pochino meno bravo. E Luigi Ervesi, anche con te erano così affettuosi? Un po' meno. Così innamorati? Ragazzi. Un po' meno, forse perché erano un po' più grandicelli. Avevano loro, tu allenavi? Vogliamo ricordare la 17, storia. Gli allievi nazionali erano 16-17 anni, iniziano a essere... Un rapporto completamente diverso. Un rapporto diverso, però devo dire che ho sempre avuto la fortuna di avere un rapporto bello con i ragazzi, e anche perché quando uno arriva agli allievi nazionali, sono, di solito il gruppo è già selezionato, quindi diventa un gruppo bello da allenare. Bruno? Sei d'accordo? Sì, sì, ma è ovvio che man mano che si cresce c'è una cernita, diciamo, se si fa, sia dal punto di vista delle qualità tecniche, ma anche di quelle morali, per cui arriveranno più su i ragazzi più meritevoli. E torniamo sul campo di Zanni per ascoltare, ragazzi, proprio voi, insieme a Max Mucciante. Thank you.
ricordi del calcio e quanto mi allenava mio zio. Avevi quanti anni? 4. E perché sei voluto andare a giocare a calcio? Chi è che ti ha spinto verso questa passione? Nessuno. Ti piace il Pescara? Sì. E il tuo giocatore preferito? Mancuso. Tu invece come giocatore descriviti, come sei? Non lo so, bravo, veloce e basta. In che ruolo ti piace giocare? Attacco. Segni tanto? No. Perché non ti fanno giocare in attacco? Giochi poco? Ma giocare. Quindi giochi da attaccante? Sì. E perché non segni? Boh. Non ti passano i palloni? No. Non te li passano? Allora sì, bisogna... Sì, passano. Da grande che cosa vuoi fare? Il calciatore. Quando ho iniziato a giocare avevo 7 anni, ho fatto la prova a Porto Turistico con il mister Marco Mosca e altri. Prima di giocare l'ho vista in televisione. E perché una ragazza vuole giocare a calcio? A me mi piace. Poi le altre non lo so se gli piace oppure perché lo vogliono fare, perché gli spingono qualcuno. Facciamo diverse cose, gli allenamenti sono diversi, anche i compagni sono diversi. Mi sveglio, mi vesto, mi lavo, vado a scuola e faccio studio, faccio le verifiche a scuola, le cose, vabbè. Dopo, quando torno a casa, mangio. Se ancora non è pronto, mi faccio un po' di compiti, dopo mangio. Dopo mi rifaccio un po' di compiti. Dopo alle 2 vado a prendere mia sorella da scuola, che lei fa la prima media ed esce alle 2, faccio di nuovo i compiti e alle 6 vengo qua il martedì e giovedì, però il mercoledì e venerdì ce l'ho alle 4, quindi a San Buceto, e quindi alle 3 e mezza scendo a casa. Se non ce la faccio li faccio di sera. E non ti stanchi mai? No. E tu da grande che cosa vuoi fare? Cacciatrice. Primo piano su Anna, l'unica perla, nel senso l'unica bimba di questa squadra. Anna, sei proprio sicura di voler restare in mezzo a una formazione maschile? Sì. Perché? Gli allenatori sono bravi, divertenti, pure compagni. Bruno, condividi la presenza femminile unica in una squadra di maschi? Sì, adesso è, diciamo che rientra anche abbastanza nella normalità, perché anch'io mi sono trovato a vedere altre ragazze che cresciute insieme ai maschi hanno fatto bene poi dopo nel calcio femminile. Mister Irvesi, ma un allenatore si deve comportare nello stesso modo, avendo una donna e ragazzi nella stessa squadra? Questa è una bella domanda. Ma penso di sì, perché a parte che ho sentito parlare bene di Anna, che mette impegno, volontà, voglia, e quindi già guardarla sprigiona energia, quindi energia positiva. Ma penso che si è adattata benissimo al gruppo, la vedo contenta, quindi quella è la risposta migliore. Luca, nella tua squadra c'è una ragazza o siete tutti maschi? Non c'è la ragazza. Solo maschi. Luca oggi di poche parole annuisce o facendo di no con la testa? La domanda a mister Spartaco, vi comportate nello stesso modo con Anna? Sì, assolutamente, nel senso che comunque fino a appunto, come diceva pure prima Bruno, fino a una certa età si fanno dei percorsi comuni, quindi poi Anna veramente conferma una grande determinazione, una grande volontà di apprendere, di misurarsi. Poi appunto la risposta, come diceva Luigi, è che lei sta bene, si trova bene, quindi mister La Monarca, e invece i ragazzi come si comportano nei confronti di Anna? No, molto molto bene, sono integrati, mai problemi, veramente un bel gruppo, la fanno sentire parte integrante in tutto e per tutto. Bene, ricordandovi che
più tardi ci sarà un giocatore del Pescara su questa serie per rispondere alle domande dei ragazzi. Noi diamo la parola a voi, cuccioli ospiti del Pescara Pulcini 2009, iniziate a presentarvi. Cominciamo proprio da Anna, che ha già il microfono. Mi chiamo Anna Conettardo, so tutti i ruoli tranne portiere centrocampista. Giochi in tutti i ruoli? Sì. E tu dove ti senti più portata, per quale reparto? Sulle fasce in attacco. I mister infatti tutte e due mi mettono sulle fasce in attacco. Pure ogni tanto in difesa, ma una volta... No, con la femminile mi mette in difesa, però mi ha iniziato a mettere sulle fasce. Un jolly, insomma. E da grande cosa vuoi fare? Cacciatrice oppure polizia scientifica. Ah, bene. Avanti. Mi chiamo Samuele Pio Dezio. I mister si comportano bene con me, eppure sono stato capitano. Dove giochi? In che ruolo? Tutti tranne porta. Ah, tutti tranne porta. E da grande? Vorrei fare il calciatore e la finanza. Ah, quindi anche tu hai due opzioni. Andiamo avanti. Sono Gioele Di Giacomo. In che ruolo giochi? Non lo so ancora, però in porta non ci sto sempre. Però gli altri ruoli tutti? Quindi è proprio una vostra scelta quella di farli ruotare in ogni parte del campo. E da grande dove vuoi giocare? O se vuoi fare il calciatore, non so. Non lo so ancora cosa fare. Non lo sai ancora. Prossimo. Ciao, io mi chiamo Riccardo Tasso e non sono da molto tempo in questa squadra, ma penso che i mister siano bravi e io gioco molto in attacco e molto sulle fasce. E da grande? Il calciatore. Dove? Alla Juventus. Alla Juventus. Sono Samuele Fasoli, gioco in la maggior parte delle volte in attacco, so stare abbastanza bene in quel ruolo e mi mettono anche, i mister mi mettono anche nelle fasce. Uh-huh. E da grande? Voglio fare il calciatore. Dove? Nel Real Madrid. Nel Real Madrid, quindi andiamo sempre più in alto. Vai. Mi chiamo Riccardo Baldacci e gioco in tutti i ruoli tranne la porta. Da grande vorrei fare il calciatore. Dove? Alla Juve. Alla Juve. Mi chiamo Filippo Scurti e faccio tutti i ruoli a parte il portiere. Uh-huh. E voglio fare il calciatore alla Juve. Mi chiamo Tommaso Sulli e gioco in tutti i ruoli, ma... Anche in porta? No. No. Ma il mio ruolo preferito è attaccante destro, da grande voglio fare il calciatore. Dove? Alla Juventus. Ragazzi, ma nessuno che vuole giocare al Pescara? No. Ah, meno male, adesso scopriamo anche un po' di senso di appartenenza. Vai. Mi chiamo Samuele, di cognome Cocciante, da grande vorrei fare il calciatore... E di squadra voglio fare il Pescara all'Inter. Uh-huh. E adesso dove giochi? Anche tu un po' in tutti i ruoli? No, gioco attaccante. Ah, attaccante, quindi proprio abbiamo un attaccante puro. Prossimo? Allora, io mi chiamo Mattia Di Pasquale. Io a scuola calcio gioco... Un po' ci fanno giocare dappertutto, però a me piacerebbe giocare attacco e in porta. Io vorrei fare o lo scienziato o se no il calciatore. Lo scienziato, a cosa ti piace studiare? Gli animali e come si basa la vita. Ok, allora vogliamo dare il consiglio. Bruno, vuoi dare un consiglio? Meglio lo scienziato o il calciatore? È meglio se un calciatore scienziato. Ah, ecco. La saggezza di Bruno Nobili. Ciao, mi chiamo Diego Rinaldi. Di ruoli faccio tutti quanti, anche un po' in porta. Anche un po' in porta. E da grande mi piacerebbe fare il calciatore e giocare alla Juventus. Ma dove ti senti meglio? In quale ruolo? Centrocampo. Centrocampo, quindi il mister è avvisato. Poi. Ciao, mi chiamo Giancarlo Pasquarelli e mi piacerebbe... Cioè, avvicina il microfono, Giancarlo. Mi trovo meglio in attacco e sono negato però per difesa e portiere. Sei negato proprio? No, solo per difesa. Ah, e ti fa giocare in difesa il mister? No. No, quindi proprio...
Ha rinunciato. E allora vorrei giocare nel Milan. Nel Milan. Ciao, io mi chiamo Alessandra Saldana e il mio ruolo è il difensore, in difesa. E non giochi in altri ruoli tu? No. Bene. E da grande? Da grande vorrei fare il calciatore. Dove? Nel Pescara. Oh, finalmente qualcuno che vuole giocare nel Pescara. Ciao, mi chiamo Mattia De Rossi. Come ruolo faccio o il difensore centrale o il terzino. Da grande vorrei fare, se ci riesco, il calciatore, se no il pizzaiolo. Però, il pizzaiolo? Sì. Ecco, bene. Se ci riesco a fare il calciatore, vorrei stare nel Pescara. Nel Pescara, bravo. La pizza la sai fare già? Beh, mia mamma la sa fare. E tu stai imparando, la guardi mentre la fa, non si sa mai. A volte. A volte, beh. Vai. Ciao, mi chiamo Alessandro Perini e io vorrei giocare nel Pescara, sempre nel Pescara. Sempre, proprio promessa a vita. Bene. Poi, da quanto tempo giochi in questa squadra, nel Pescara? Due, e nel Pescara 3 anni. 3 anni. E da grande hai detto che vuoi giocare nel Pescara, ma hai un'alternativa se non dovessi fare il calciatore professionista? Non c'è un altro lavoro che ti piace? No. No. Ti trovi bene con i compagni dopo 3 anni? Sei uno dei più esperti, giusto? Sì. 2 anni li ho passati in un'altra scuola a calcio. Ah, quindi. Ok. Quindi sono da tanti anni che giochi. Sì. Complimenti. Andiamo avanti? Ciao, mi chiamo Luca Manfellotti. E da quanti anni sei nel Pescara? Questo è il secondo anno. È il secondo anno. In che ruolo giochi? Sempre in attacco, però meno volte in centrocampo, in difesa e un po' in porta. E dove ti senti meglio? In attacco. In attacco. Segni? Alcune volte. Da grande? Vorrei fare il vigile del fuoco e vorrei fare il calciatore. Tutte e due insieme o sceglierai uno dei due lavori? Tutte e due insieme. Tutte e due insieme. Il calciatore però lo voglio fare col Napoli. Ah, col Napoli. Voglio giocare a Napoli e fare anche il vigile del fuoco. Bello, però bei sogni. Vai. Così, scusa, ridagli il microfono per favore. Così quando per esempio gli ospiti quando vengono, se ci buttano il fumogetto, io li posso raccogliere perché sarò vigile del fuoco. Ah, però tu magari sei in campo a giocare, quindi tu esci dal campo e vai a raccogliere i fumogeni, ma insomma ci piace. Pure se li tirano, pure se li tirano in mezzo al campo. È autorizzato a togliere i fumogeni. Pure se li tirano in mezzo al campo. Anche se li tirano in mezzo al campo i calciatori, quindi intervieni tu come vigile del fuoco a separarli, quindi sì, giustamente. Bene, bravo. Doppio ruolo, ma non si parla più di ruolo in campo, ma proprio ruolo, doppio lavoro. Mi chiamo Umberto Pecoraro, e gioco al Pescara da 2 anni e 2 anni li ho fatti in un'altra squadra. Gioco in tutti i ruoli a parte la difesa e vorrei fare o il calciatore o il pizzaiolo. Anche tu il pizzaiolo, ma come mai c'è questa passione perché mio padre è napoletano e ha una pizzeria e quindi anche quando ero più piccolo lo aiutavo a fare le pizze. Bene, allora sarete molto contenti di conoscere l'ospite del Pescara che arriva tra poco. Andiamo avanti. Ciao, sono Cristiano Salerno, il mio ruolo è difesa, pure è il mio ruolo preferito al centrocampo. Da grande voglio fare il calciatore, solo Pescara. Solo Pescara, bene. Poi? Mi chiamo Francesco Mininni, e come ruolo in centrocampo e da grande vorrei fare il calciatore nel Pescara. Nel Pescara, tu non hai altri ruoli, no? Solo centrocampista. Bene. Ciao, mi chiamo Aris De Rossi e sto in porta. E da grande non voglio fare il calciatore, ma vorrei creare i videogiochi. Vuoi creare videogiochi? Quindi un ingegnere, cosa vuoi studiare? No, vado all'Ubisoft Italia a Milano. E voglio creare dei videogiochi. Vuoi creare i videogiochi? Di calcio anche? No. Vari tipi. Azione, sparatoria. Bene. E altre cose. Quindi giochi per divertirti adesso, solo per divertirti. Io mi chiamo Federico Prosperi e gioco in tutti i ruoli tranne porta,
mi trovo soprattutto bene in attacco e in centrocampo. E da grande voglio fare il calciatore al Pescara. In alternativa? In alternativa... Non hai un'alternativa. Quindi. Ci devo pensare. Ci devi pensare, quindi giocatore adesso hai soltanto uno sport lo farò. Beh, uno sport lo farai. Bene ragazzi, fatemi un applauso, siete stati bravissimi. Molto disinvolti, hanno le idee chiare, no? Cosa dicono i mister? Sono ben decisi sul loro futuro anche... Sì, sì, sono decisi, ma è bello ascoltare un po', no, i sogni che hanno e queste loro la fantasia, la creatività, che noi dobbiamo cercare di tenere sempre viva, è il nostro compito, tra l'altro, uno dei nostri compiti. Mister Ivese, tuo figlio a casa parla di quelli che saranno i suoi programmi futuri o presto ancora? Sì, qui fa un po' fatica, ma a casa parla. Sì, sì. Come, vuole fare il calciatore? Come lui. Tutti i bambini, innamorato di CR7, come dice. Quindi anche lui juventino. E quindi ha il sogno quello di giocare a calcio, si diverte ed è la cosa più bella. Gli auguro soprattutto di vivere questo sport con allegria e con gioia, perché è la cosa più bella. Ma c'è un po' di spirito di emulazione nel voler fare il calciatore, oppure è proprio una passione che... Ma che secondo me un po' di passione ce l'ha, perché sta sempre con la palla, quindi non è stato... assolutamente non è stata forzata questa cosa, ed è bello perché quando torna dall'allenamento lo vedo sempre col sorriso. Bene, una bella, facciamo un applauso a mister Ivese per queste belle parole che ci ha detto da papà, che oggi è qui in doppia veste. E adesso abbiamo un servizio da mostrarvi sul Fair Play, un convegno organizzato dal settore giovanile del Pescara, realizzato da Max Mucciante. Vediamo. Giornata di oggi in collaborazione con il dottor Giovanni Potenza Slo della Pescara Calcio e il dottor Emilio Carlini, sociologo, è servita soprattutto a promuovere il fair play. Infatti il titolo dell'incontro di ieri è stato Fair Play per tutti, e è stato svolto nell'ambito degli incontri fatti e verranno poi effettuati, già fatti, e gli altri a seguire per il riconoscimento di Scuola Calcio d'Elite, un punto fondamentale per la società professionistica della Pescara Calcio 1936. Appunto servirà per promuovere quello che è proprio il verbo del fair play per tutti. I genitori in questa fase di crescita sono fondamentali, e lo sono ancora di più soprattutto quando accompagnano e quindi sostengono i propri figli, perché nel corso degli anni, dei decenni, si è evidenziato come l'aspetto genitoriale sia fondamentale e devono essere assolutamente indirizzati ad un comportamento neutro verso i ragazzi. L'importanza che riveste, diciamo, l'argomento di oggi del fair play è non solo per quello che riguarda, giustamente come è stato spiegato, la parte dello sport, ma tantissimo la parte sociale. Ci siamo anche dovuti confrontare con il mondo della disabilità, che si è affacciato alla nostra porta, e noi l'abbiamo aperta volentieri. Infatti abbiamo con noi una ragazza down che aveva questo desiderio di giocare a calcio, e noi l'abbiamo accontentata, anche perché non solo per lei, ma tanto anche per le nostre ragazze, in quanto tante volte a scuola non c'è neanche possibilità di confrontarsi più di tanto, perché i tempi sono ristretti, mentre al campo, ovviamente, soprattutto nell'età di quella dei pulcini, quindi 2008-2009, c'è molto più possibilità di, diciamo, di un confronto. Loro insegnano a lei alcune cose e lei stessa insegna tante altre cose alle nostre ragazze. E poi per quello che riguarda le più grandi, ovviamente, dove forse è anche più difficile, perché si sono approcciate tardi al calcio, è ancora più importante, perché devono imparare lo spogliatoio, il fair play, il rapporto con gli altri, e insomma è un modo, questo incontro di oggi è stato un modo, diciamo, per spiegargli cosa c'è, visto che rispetto ai ragazzi che giocano a calcio magari da 5-6 anni, loro invece hanno cominciato ora e hanno bisogno di
qualcuno che gli insegni come si fa, e oggi è stata l'occasione giusta. Speriamo che sia il primo di una lunga serie di incontri a cui i genitori capiscano che è fondamentale partecipare affinché si possa avere sempre un clima più rispettoso sugli spalti e soprattutto possa essere vissuta la gara con la massima serenità da parte dei bambini, dei genitori e di tutte le componenti dirigenziali. Siamo andati a giocare a Perugia e ci trovavamo in una situazione di gol no gol e io mi sono sentito in dovere di dire la mia situazione, cioè avevo visto che non era gol, ho riferito all'arbitro che non era gol ed è stato un bel gesto. È stato un bel gesto, sì, apprezzato da tutti, sì. Cuccioli e Campioni nel vivo della nostra trasmissione, tra poco arriverà un ospite della Pescara Calcio e i nostri cuccioli che si sono appena presentati adesso hanno delle domande per gli ospiti. Per mister Iervese. Quando giocavi avevi già il carattere dell'allenatore? Sicuramente mi piaceva comandare, quindi non ero sicuramente un compagno facile, però ecco, la passione di allenare ti viene subito dopo, perché vuoi rimanere nel calcio e sicuramente vuoi cercare di dare ai ragazzi quello che ti hanno insegnato e di conseguenza questa voglia di allenare ti viene da questo. Altra domanda? Sì. Che consigli dai a tuo figlio? Nello sport o nella vita? No, nel calcio. Nel calcio in questo momento non do consigli, in questo momento lo lascio libero di decidere se prima cosa è la sua vera passione e sicuramente posso solo dirgli di divertirsi e di giocare a calcio come un puro divertimento, e facendolo sempre, come ho detto prima, con il sorriso e con l'allegria. Sì. Altra domanda? È meglio allenare in Abruzzo o in altre regioni? Ma io ho sempre allenato in Abruzzo. E quest'anno ho avuto anche la possibilità di andare fuori e prima di prendere una decisione importante, perché non è facile allontanarsi dalla propria regione, però sicuramente chi vuole fare l'allenatore deve capire anche che bisogna anche lasciare la propria regione, lasciare la propria famiglia, cercare di fare questo mestiere, tra virgolette, farlo in tutte le parti d'Italia. Quindi. Cosa ti ha lasciato l'ultima esperienza nel Francavilla? Ma un'esperienza bellissima, fantastica, perché ci sono difficoltà diverse dal settore giovanile, però devo dire che ho avuto la fortuna di avere dei giocatori importanti, dei veri professionisti, e mi hanno messo nella condizione di poter lavorare bene e quindi ho dei bellissimi ricordi che sicuramente mi serviranno per il futuro. Domanda per Bruno Nobili. Per Bruno Nobili, come sarà il 2019 del Pescara? Ma ci auguriamo che sia positivo, che sia buono. Nel 2019 a giugno finirà questo campionato e quindi speriamo che vada nel migliore dei modi. Che intendi per un migliore di modi? Qualcosa che non vuoi dire scaramanzia? No, per scaramanzia. È ovvio che ogni campionato, perché finisca bene, vuol dire che c'è un risultato positivo, cioè la promozione in questo caso. Altra domanda, l'ultima, per mister Iervese. Che ricordi hai come allenatore nel settore giovanile del Pescara? Come ho detto prima, è stata un'esperienza molto bella, formativa,
perché penso che per allenare i grandi prima bisogna passare dal settore giovanile, quindi è stata per me una scuola e non finirò mai di ringraziare la società del Pescara, dai responsabili Geria, Di Battista, che voglio ricordare, perché veramente sono stati per me un punto di riferimento a livello calcistico. Quindi ti confermo che è stata un'esperienza bella da fare e da vivere assolutamente se si vuole fare l'allenatore. Facciamo un applauso a mister Irvese. Ed ora ragazzi preparatevi perché lui è già arrivato, stiamo per ospitare a Cuccioli e Campioni il giocatore del Pescara che come sempre prenderà posto su questa sedia per rispondere alle vostre domande. A tra poco. Ora ho iniziato a giocare a calcio a 6 anni con Roseto, poi dopo sono passato al Poggio degli Ulivi e verso nel 2014 a dicembre sono passato a Pescara. Comunque continuo ad allenarmi sempre comunque al meglio per cercare di giocare il più possibile, anche se quest'anno sto giocando poco. La tua passione per il calcio come nasce? Non ero molto bravo coi piedi. Allora mi hanno suggerito di mettermi in porta, comunque mi sono sempre trovato bene in questo ruolo e ho continuato sempre su questa strada. Come si vive aspettando la propria chance? Ma comunque ci si allena sempre al meglio, cercando di dimostrare sempre comunque le proprie capacità e niente, questo. Comunque il nostro gruppo è un bel gruppo, mi trovo molto bene col mio gruppo e comunque ci sono degli elementi che tengono sempre allegria all'interno e comunque non ci fanno mai mancare niente, sia il mister che tutto lo staff, mi sono sempre trovato bene. Il mio modello è Perin, a cui assomigliavo da piccolo, a cui mi sono sempre ispirato. I tuoi sogni? Ma spero comunque di fare una buona carriera, spero a livello professionistico e allenandomi sempre al meglio. Secondo te che cosa ci vuole per poter arrivare a livello professionistico, oltre al talento, quali sono le altre armi? Comunque sembra cattiveria, la voglia di arrivare, comunque allenarsi sempre al massimo. Questo è il momento di accogliere a Cuccioli e Campioni l'ospite della prima squadra, direttamente dalla difesa del Pescara, Gennaro Scognamiglio. Ti trovi in mezzo a ragazzi del 2009, dopo il debutto in campo, anche il debutto nella nostra trasmissione, saranno loro a farti le domande. Alla loro età tu che cosa facevi? La stessa cosa che fanno loro adesso, sì, mi divertivo a giocare a calcio. Prima andavo a scuola però, è una cosa importante, e poi il pomeriggio insieme ai miei amici mi divertivo a giocare a calcio. Che cosa pensavi allora sul futuro? Ma sicuramente il sogno di tutti è quello di diventare un giocatore di categorie importanti, però la prima cosa era il divertimento insieme ai miei amici e quella era la cosa che contava di più. Poi man mano con il passare degli anni dopo diventa una passione, diventa un lavoro, però prima era un gioco e secondo me deve essere un gioco per tutti loro, si devono divertire e poi man mano arrivano le soddisfazioni. Bruno ha avuto pazienza, Gennaro Scognamiglio, venerdì scorso finalmente è arrivato il suo momento. Ma sì, pazienza soprattutto perché credo che ci siano stati problemi fisici, per cui è chiaro che quando uno ha questi problemi deve avere molta pazienza a recuperare la migliore condizione e quando poi questa arriva è ovvio che arriva anche il momento in cui si va in campo. Luigi Irvese, è il momento per lui di diventare protagonista adesso? Sì, io credo che sicuramente sarà molto utile alla squadra perché
la sua esperienza e le sue capacità sicuramente alla lunga saranno utilissime alla squadra. Sentiamo anche mister Cordella su Scognamiglio. Quello che hanno detto già Bruno e Luigi, sicuramente farsi trovare pronto nel momento in cui si è chiamati, insomma, la prestazione è sinonimo di grande professionalità, di grande forza anche mentale, no? Che poi in qualche modo se ne parla spesso e quindi questo sicuramente sarà molto utile e prezioso durante tutto il campionato per la squadra. Il caso di Scognamiglio può essere anche un esempio per i ragazzi, saper aspettare il proprio momento, mister. Sicuramente anche perché lui ha avuto tanta pazienza, credo che i ragazzi seguendo l'esempio di Scognamiglio possano fare tanto in futuro, quindi adesso divertirsi e poi pensare magari un domani di fare i calciatori. E riviviamo la carriera di Gennaro Scognamiglio in questo servizio di Massimo Profeta. Finalmente, dopo tanta anticamera, anche a causa di un fastidioso infortunio, l'esordio in campionato con la maglia del Pescara nella sfida interna col Carpi. Debutto che Gennaro Scognamiglio aspettava da tempo e infatti a fine partita candidamente afferma. Non è stato facile stare fuori tutto questo periodo. Sono sincero, ero molto arrabbiato perché quando non giochi il giocatore si incazza. Gennaro Scognamiglio, difensore col vizio del gol che sa mettere evidentemente le mani in pasta. Non a caso è nato 31 anni fa proprio a Gragnano, conosciuta a livello europeo come la città della pasta. Difensore centrale, piede mancino, forte fisicamente, molto abile sulle palle inattive. Giovanili di Treviso e Salernitana, esordio in D nel Savoia a 18 anni. L'anno successivo subito una promozione con la San Giuseppese Neapolis, nelle cui fila rimane anche in C2. Quindi Crotone, Serie C, altro successo e promozione, allenatore Francesco Moriero, con lui anche Simone Farelli, oggi suo compagno di squadra nel Pescara. Primo gol con i calabresi il 7 giugno 2009 nelle immagini contro la Pro Cavese. Una fugace esperienza nel Cosenza, quindi il memorabile triennio vissuto a Castellammare di Stabia. Braglia è il suo mentore. Dopo 60 anni i campani tornano in B, stagione regolare chiusa al quinto posto. In semifinale le Vespe fanno fuori il Benevento Grandi Firme, in finale contro l'Atletico Roma, nelle cui fila militava Antonio Balzano, 0-0 a Castellammare di Stabia, 2-0 al Flaminio di Roma, 19 giugno 2011. Gol di Corona e di Morris Molinari, già in Abruzzo con Teramo Lanciano e Valle del Giovenco. Due mesi prima anche la Coppa Italia di Lega Pro contro il Carpi, 3-1 all'andata, 1-0 al ritorno. Biennio in B, rimane svincolato, arriva il Parma che lo cede in prestito al Perugia in Serie C. Subito un altro trionfo con il tecnico pescarese Andrea Camplone in panchina, 30 presenze e 4 gol al referto. In estate il Parma lo cede a titolo definitivo al Benevento che tenta l'ennesima scalata in B. Arriverà 3 anni più tardi, 6 gol, primato personale, si svincola dal club campano e si trasferisce al Trapani. Primo sigillo nelle immagini con Lanciano al provinciale. Ne saranno ben 8 a fine torneo e l'incredibile sorpresa del campionato. Il Trapani vive un sogno spezzato nella doppia finale proprio dalla Pescara. Quindi le esperienze di Novara e Cesena, dalla scorsa estate a Pescara, maglia sfiorata di un non nulla nel gennaio 2016. Per innervare la difesa di Massimo Oddo, ripeto, lo avrebbe portato di corsa il giocatore entusiasta. Alla fine gli viene preferito Andrea Coda. Questa in breve la carriera a dir poco intensa di Gennaro. Ci scuserà, forse sarà un colpo al cuore, ma quando pensiamo a lui non possiamo non tornare a quelle due fantastiche notti tutte biancazzurre. Bella lì, Pescara 1 Trapani 0. Azione di Caprari, pallone in mezzo, la girata di Verre, la respinta di Nicolas, pallone recuperato da Zamparo, un tiro cross, ci ha messo il piedone, il sinistro, Bella lì che ha toccato sfera, è riuscito solo a deviare con il piede Nicolas che stava per compiere un autentico capolavoro. La Padula, la finta, La Padula, sì. La Padula, sinistro, rosa, sì, 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 la Padula, sì. È solo 30 sì. Questa stagione siamo già sul versante opposto. Citro tutto solo, Citro il sinistro, rete, Trapani in vantaggio, Citro e c'è il gol.
lo possiamo dire, lo possiamo dire, mancano 20 secondi, fuori il pallone di testa indirizzato da Petkovic ed è finita il ritorno in Serie A dopo tre stagioni di purgatorio. Il ritorno in Serie A, guardate questa immagine, Aldo che va ad abbracciare Cosmi, queste sono le immagini più belle dello sport. Complimenti a Massimo Aldo, complimenti anche al Trapani a cui va l'onore delle armi. Il Pescara in Serie A. E grazie a Massimo Profeta per questo servizio che ci ha fatto rivivere delle emozioni indimenticabili. Dall'altra parte, come le hai vissute queste emozioni, tra virgolette? No, sicuramente è stata una finale inaspettata per noi, perché all'inizio eravamo partiti per salvarci. Poi abbiamo fatto un cammino veramente importante, una delle migliori annate per me. E poi la finale con Pescara siamo stati anche un po' sfortunati, perché qui all'andata dopo pochi minuti è stato buttato fuori Scozzarella. Quando ti giochi una finale in 10 contro 11 a Pescara contro quel Pescara è difficile, però comunque è stata un'emozione bellissima. Perdere una finale non fa mai piacere, però noi ce l'abbiamo messa tutta, alla fine una squadra doveva vincere ed è stato il Pescara. Partiamo con le domande dei ragazzi, prima per Gennaro Scognamiglio. Io mi chiamo Samuele e di cognome Cocciante. Ti trovi bene al Pescara? Sì, sì, benissimo, anzi, anche in città sto benissimo, con la squadra stiamo bene, abbiamo un bel gruppo e anche i risultati dimostrano il valore della squadra e il valore degli uomini che ci sono in questa squadra. Prossima. Ciao, io sono Mattia e ti devo fare una domanda. Cosa ti ha ispirato e ti ha fatto capire che eri pronto per fare il calciatore? Ciao. Niente, io quando stavo a scuola calcio mi divertivo tanto con i miei amici. Sai, quando gli dicono che comunque sei bravo, potresti diventare un calciatore, io ci ho sempre creduto. Però cercavo di non pensarci tanto. Pensavo sempre a divertirmi, a fare le cose giuste, ad ascoltare quello che mi dicevano. Poi col passare degli anni quella cosa si è avverata, ma si è avverata con tanto sacrificio. Devi essere bravo a non pensare solo a diventare un calciatore, devi essere bravo a lavorare tutti i giorni per poter arrivare a diventare un calciatore. Ok, grazie. Prossimo. All'età di 12 anni, chi era il tuo idolo? Diciamo che di giocatori forti prima ce n'erano tanti, però il mio idolo è sempre stato Walter Samuel dell'Inter, perché mi piaceva il suo modo di giocare e come tipo di giocatore mi ispiravo molto a lui. Ciao, mi chiamo Giancarlo e ti volevo chiedere una domanda: che secondo te in che squadra hai fatto più gol? Squadra che ho fatto più gol è a Trapani, 8 gol. Ciao, io mi chiamo Luca e volevo farti una domanda. Se volessi andare in Serie A, con quale squadra volessi giocare? Ciao, io sono tifoso del Napoli, quindi col Napoli. Anch'io. No. Ciao, io mi chiamo Alessandra e questa è la mia domanda. Quanti sacrifici hai fatto per diventare un calciatore? Questa è una bella domanda. Per diventare calciatore devi fare tanti sacrifici, ma anche dopo, non è che una volta che diventi calciatore non fai più sacrifici, anzi forse più passano gli anni più sacrifici devi fare, perché con l'età che avanza devi stare attento a tutto e devi fare tantissimi sacrifici tutti i giorni. A scuola come andavi? Non benissimo, però mi sono diplomato, quindi ho cercato di diplomarmi, anche se non amavo andare a scuola, però ci andavo sapendo che era una cosa importante. Vedete il messaggio che vi manda Scognamiglio, è importante studiare. Ancora? Come ti sei sentito a Trapani? Mi sono sentito, sono stato bene, mi sono sentito un giocatore importante, perché in quel momento andava tutto bene, sia alla squadra e sia a livello personale, quindi quando queste due cose vanno bene ti senti un giocatore importante. Vorresti ritornare bambino per divertirti come prima?
Sì, questa è una bella domanda perché a volte ci penso e sicuramente posso dire che mi divertivo più prima da bambino che adesso, perché adesso poi è diventato un lavoro e quindi è più difficile. Mentre da bambino non ci pensavi e ti divertivi molto di più, quindi sicuramente ritornerei bambino. Vai. Anche per l'età. Per vivere un'altra vita. Vai. A quale giocatore ti sei affezionato di più nella tua carriera? Affezionato dei giocatori che hanno giocato con me o dei giocatori che giocano... No, che hanno giocato con te. Ah, diciamo che... Parecchi, uno che magari potete conoscere anche voi è Federico Macheda, giocatore che ha giocato al Manchester, che ho giocato con lui a Novara, ci ho avuto un bellissimo rapporto ancora ad oggi. Però anche qui c'è un ragazzo che è stato con me a Crotone, che abbiamo legato tanti, che è Simone Farelli, il terzo portiere. Diciamo che io ho un buon rapporto con tutti i giocatori perché mi trovo bene quasi con tutti e quindi rido e scherzo con tutti. Ciao, mi chiamo Cristiano. Perché hai deciso di venire qua a Pescara? Diciamo che ho avuto l'opportunità di venire a Pescara già l'anno che stavo a Trapani. Mi aveva chiamato il Pescara ed ero comunque contento di venire in una piazza come Pescara. E quest'anno c'è stata l'opportunità di venire a Pescara e ho deciso perché secondo me Pescara rappresenta il massimo per una squadra in Serie B come piazza, come posto e anche come squadra, perché c'è un centro sportivo che ti permette di lavorare bene. Grazie. Qual è stato l'attaccante più forte che hai dovuto marcare? In Serie B la Padula era fastidioso. Poi ho giocato comunque pure contro attaccanti che hanno fatto la Serie A, lo stesso Sau, che stava in squadra con me, era difficilissimo marcarlo. Pozzi della Sampdoria, Icardi, ho giocato contro Icardi quando lui era alla Sampdoria, i primi anni che lui giocava ed era un giocatore forte, si vedeva, Zaza, tutti giocatori forti che poi col tempo hanno dimostrato veramente di essere dei giocatori forti. Grazie. Ciao, mi chiamo Aris e come ti sei sentito quando ti hai fatto contro il Carpi? Quando ho giocato col Carpi? Quando sei sceso in campo? All'inizio non è stato facile, perché non giocare da tanto tempo era una cosa che non mi era mai capitato, quindi scendere in campo in quel momento, i primi minuti, sono stati difficili. Non avevo le misure, ero un po' spaesato. Poi col passare del tempo ho capito che era una partita comunque da darci dentro e poi sono andato bene. Grazie. Qual è stato il tuo peggior errore? Il mio peggior errore in carriera è difficile da ricordare, però sicuramente qualche espulsione che potevo evitare, forse l'anno che stavo al Benevento, è stato diciamo un fallo involontario, non volevo farlo male, ho dato una gomitata a un giocatore in area che poi l'arbitro mi ha ammonito, non m'ha cacciato e ha dato rigore alla squadra avversaria. Grazie. E ricordi ancora, hai rimorso ancora? Sì, sì. Ma non l'ho fatto apposta. Al Pescara, quando vinci, come ti senti? Quando vinci ti senti sempre bene, perché quando vinci è la cosa più bella, no? Quando tu vai a giocare una partita, la cosa che vuoi è vincerla. Quindi quando vinci ti senti bene. Grazie. E le vittorie non in campo, come le hai vissute, le vittorie del Pescara, prima di quella di Carpi? Sicuramente le vittorie le vivi bene, perché comunque se fai parte della squadra, non sei il singolo, ma la squadra, quindi quando la squadra vince fa sempre piacere. Questa è una cosa importante. Come ti senti nel Pescara? Mi sento bene, mi sento un giocatore importante per questa squadra, so che sto in una piazza importante, quindi mi sento bene. Grazie. È stata dura lasciare Napoli? È stata dura sì, perché quando poi ti allontani anche dalla famiglia non è facile. La mia prima esperienza lontana di casa a 13 anni sono stato a Treviso, quindi è stato difficile. Però facevo quello che mi piaceva e quindi sono andato senza pensarci. Grazie. Se tu fossi attaccante ti sentiresti bene in quel ruolo? Sicuramente l'attaccante è un bel ruolo e poi a me piace andare nell'area avversaria cercando di fare gol, quindi sicuramente mi sentirei a mio agio. Grazie.
Tu come ti valuteresti in tutto il mondo come giocatore di difesa? Bella domanda. In tutto il mondo. Ah, un giocatore normale. Grazie. Tu ti ci trovi bene nel tuo ruolo? Sì. Grazie. Prego. Hai provato anche altri ruoli nel... Sì, da piccolo sì, ho fatto vari ruoli, terzino sinistro, l'esterno sinistro di centrocampo, un po' dove mancava qualcuno a volte mi mettevano. Poi mi sei sono... tu a decidere il ruolo definitivo? No, poi quando sono andato alla Salernitana l'allenatore mi disse: Genna, tu devi fare difensore centrale, e da lì poi ho sempre fatto difensore centrale. Questo è un pochino imbarazzante. Andavi in chiesa? Sì. Non spesso, però ogni tanto ci andavo perché la mamma mi diceva che dovevo andare in chiesa e quindi per farla contenta ogni tanto ci andavo. Sì. E quale squadra ti sei trovato meglio? Mi sono trovato bene in tutte le squadre, ho sempre avuto comunque compagni di squadra bravi con cui ho legato tanto, però l'anno più bello, più importante personalmente è Trapani. Però gli anni importanti l'ho fatta anche alla Juve Stabia, dove abbiamo vinto il campionato, dove non ce l'aspettavamo, ed è stato un anno veramente importante. Grazie. Ecco. Tra poco ancora a Cuccioli e Campioni per le ultime domande a Gennaro Scogliamiglio. Nel frattempo la pubblicità. Siamo in chiusura, abbiamo tempo ancora per qualche domanda. Vai Luca. Qual è il tuo giocatore preferito del Napoli? Mertens, Insigne o Caleion? Da napoletano dico Insigne, perché anche lui ha fatto tanti sacrifici per arrivare a quei livelli. E poi da napoletano non è facile giocare nel Napoli, lui sta dimostrando che è un giocatore veramente importante. Mm-hmm. È una domanda del tutto interessata, perché tu sei di origine napoletana, vero? Sì, però i miei genitori sono di Napoli e io sono nato qui. Però sei tifoso del Napoli. Mm-hmm. E abbiamo saputo dal mister che il suo abbigliamento è metà biancazzurro, metà... Richiama il Napoli, un scaldacollo scudetto Napoli. Ed è consentito durante gli allenamenti. È tollerato. È allora andiamo ad Anna, anche lei ha origini... napoletane, Anna. Buonasera. Oh. Tu da piccolo volevi giocare con il Napoli oppure con quale altra squadra? Con quale squadra volevi giocare? È sempre stato il mio sogno giocare col Napoli, quindi anche da piccolo il mio pensiero era il Napoli. Mm-hmm. Pensavi che ce la potevi fare a giocare con il Napoli? Ho sempre pensato di potercela fare. E ancora adesso c'è una speranza, anche se c'è un'età avanzata che magari non ti fa pensare più, però la speranza c'è sempre. La sai fare la pizza? Diciamo che più di saperla fare ci ho provato, è uscita fuori una mezza pizza, però va bene, l'ho mangiata, poi era buona. Insomma, ti abbiamo visto abbastanza pratico nelle sì. Immagini. Qual è la tua pizza preferita? Mia pizza preferita è quella classica napoletana, salsiccia e friarielli. Altra domanda? Ma quale pizza sai fare meglio? Addirittura l'abbiamo eletto pizzaiolo. La margherita è quella più semplice da fare, quindi per non sbagliare una margherita è... Un'altra domanda? Come affronterete la trasferta di Verona? Ah, ecco, torniamo. Questa partita è una partita importante, in uno stadio importante, contro una squadra costruita per lottare per i piani alti della classifica. Sicuramente la prepareremo nei minimi dettagli, nei minimi particolari. Cercheremo di fare una grande partita e di portare a casa il risultato positivo. Vogliamo estendere questa domanda a Bruno Nobili. Un'altra domanda? Allora, facciamo intervenire Bruno Nobili e poi torniamo a voi su questa gara con una squadra allenata da un pescarese. È chiaro, è una gara importante di una squadra che è chiaramente partita per vincere il campionato. Si trova... alla stessa più o meno nell'alta classifica, per cui sarà una partita molto difficile, però io penso che il Pescara, interpretando bene la partita, possa fare il risultato. Luigi Ervese? Ma sicuramente una partita difficile, perché è una squadra costruita per la vittoria finale del campionato, allenata da, oltre che da un amico, da un pescarese come Fabio Grosso,
però sono convinto che il Pescara, da come sta facendo anche le ultime prestazioni, sicuramente farà una prestazione importante e porterà a casa dei punti. Fabio Grosso, che dopo la vittoria di Benevento è un po' più saldo sulla panchina, aveva avuto... Sì, ha avuto qualche problema all'inizio, però lo conosco bene, adesso che quanto è bravo e ha l'esperienza sia da calciatore, la sta facendo anche da allenatore, l'esperienza giusta per guidare una squadra così importante, una piazza così forte. Mister Spartaco, la Pescara Calcio dei giovani fa il tifo per Fabio Grosso, non in questa partita ma in generale, perché voi avete anche il fratello tra le vostre fila che allena. Certo, siamo legati comunque in qualche modo a Fabio, alla sua storia chiaramente che ci riporta, no, a momenti veramente bellissimi. E abbiamo sì il fratello che sta con noi, con la femminile del settore giovanile, quindi c'è un rapporto, c'è un filo diretto. Sicuramente però non sarà questa la partita che ti faremo, Fabio. Ci perdonerà. Marca. Sì, credo che sicuramente il Pescara farà bene a Verona. A parte Fabio Grosso, però noi sicuramente andiamo lì per fare il risultato. Ragazzi, altre due domande, poi dobbiamo dare la linea al TG Biancazzurro. Vai. Allora, ti devi concentrare. Se dovessi andare in Serie A, come ti sentiresti? Qui siamo proprio volando. Felicissimo, anche perché quello è un sogno di arrivare in Serie A. Spero di arrivarci col Pescara quest'anno. Altra domanda? Contro il Verona, secondo te verrai messo in campo? Ah, bella domanda. Quella è una decisione che farà il mister, ma noi giocatori speriamo sempre di giocare tutte le partite. Io stenderei questa domanda a quattro mister, visto che abbiamo quattro in studio. Merita di giocare questa partita, Gennaro Scognamiglio? Ma lui è rientrato la partita precedente, per cui ha dimostrato di stare bene, ha fatto anche bene nella partita, credo che probabilmente il mister voglia confermarlo. Mister Irvese? Ma sicuramente penso che la prestazione contro il Carpi ha dimostrato tutta la sua bravura e anche la condizione giusta per poter giocare. Sicuramente è un giocatore importante, d'esperienza, che secondo me sarà utile per la partita contro il Verona. Spartaco? Mi accodo, perché appunto, come ho detto prima, ha dimostrato sicuramente di dare un contributo importante, di essere pronto, e quindi per il mister debba tenere in considerazione questa sua preparazione, insomma. Credo lo stesso, perché è un giocatore valido, quindi nel Pescara di adesso, con i ragazzi tra l'altro, può dare un grosso aiuto. Ragazzi, volete vederlo in campo Gennaro lunedì? Sì. Allora, noi ci lasciamo per il TG Biancazzurro, poi ultimissima domanda per il nostro ospite. In linea a te, Luca Teseo. Buonasera Mila, buonasera a tutti voi in studio, buonasera a tutti coloro che seguono il TG Biancazzurro all'interno di Cuccio del Campione, naturalmente sui social della Pescara Calcio. Subito con il treno risultati per un'edizione ricchissima del nostro TG, partendo dai quelli della primavera con la vittoria del Lecce a Cosenza e poi quella del Frosinone per 2-1 a Crotone, vittoria del Perugia a Benevento per 1-0 e poi 0-0 tra Lazio e Livorno, goleada del Pescara 6-0 sul Foggia. Andiamo a vedere la classifica, che vede al comando la Lazio a 23 punti, subito dopo il Pescara 22, Lecce 19 insieme all'Ascoli, 17 punti per il Livorno, Frosinone 15, Benevento 13, Crotone 11, Perugia 9, Foggia 6, Cosenza 1 punto. Il prossimo turno vede Frosinone Benevento, Livorno Cosenza, Lecce Crotone, Lazio Foggia, Ascoli Perugia e riposa il Pescara. Gli highlights della primavera. Vittoria tennistica del Pescara che annichilisce 6-0 il Foggia e si porta a -1 dalla Lazio capolista che pareggia in casa con il Livorno. Pronti via e il Pescara si porta subito in avanti.
per caso si mette in proprio, evita due avversari e pendente che batte Sarri e sblocca il match. Sulle ali dell'entusiasmo i biancazzurri premono, cross di Muniz, Borelli difende, si gira e spiazza l'estremo ospite per il doppio vantaggio dopo soli 15 minuti di gioco. Il tris è questione di 20 minuti, cross di Martella sponda e comodamente ancora Borelli di petto sigla così la doppietta personale. Nella ripresa ancora gli abruzzesi assoluti i palloni del campo, scendono il poker cioccolatino al bacio di Palmucci che Muniz deve solo confezionare in rete. Splendida la palombella del numero 5 pescarese, due giri di lancette dopo ancora il delfino con Pavone segna la quinta rete di giornata. La partita scorre via e nel finale il neoentrato Palladini si coordina e di prima segna il gol del definitivo 6-0. Vittoria importante prima della pausa e del riposo che porta il Pescara a meno 1 dalla Lazio. Scontro casalingo direttissimo quindi con i capitolini nella seconda giornata di ritorno per Mister Zauri che sfida così il suo passato. Ritorniamo sempre qui dal convitto biancazzurro del Pescara in via Arrone per i risultati dell'Under 16 con la vittoria del Benevento per 1-0 sulla Salernitana, pareggio 1-1 tra Palermo e Ascoli, vittoria esterna della Roma a Frosinone per 1-0, Napoli-Cosenza 4-0, il Lecce che vince a Foggia per 2-0, roboante vittoria dei biancazzurri contro il Perugia per 4-1, ha riposato il Crotone. La classifica: Benevento 31, Roma 28, Napoli 23, 18 punti per Frosinone Ascoli, 16 per il Crotone, 14 per il Palermo, a 11 punti Salernitana e Cosenza, Pescara 10, Lecce 7, Foggia 6, chiude il Perugia con 5 punti. Il prossimo turno Ascoli, Frosinone, Cosenza, Crotone, Lecce, Benevento, Perugia, Palermo, Roma, Foggia, Salernitana, Napoli, riposa il Pescara. Gli highlights e poi torniamo qui dal convitto biancazzurro per conoscere il giovane protagonista di oggi in Cuccioli e Campioni. Di nuovo in diretta dal Delfino Training Center, sono Daniele Berardi, non c'è tempo neanche per tirare il fiato. Pescara e Perugia di nuovo in campo, stavolta tocca agli allievi nazionali categoria Under 16 di Felice Mancini. Arriva a tutta birra del Greco, cerca di arrivare sul fondo per il calcio di rigore, occhi negli occhi con Brunetti, parte Stampella a piccoli passi, il destro in buca d'angolo, 1-0 Pescara con Stampella. Sommer con il suo numero 9, grande imbucata, occhio a Stampella con una finta, con il sinistro ancora con il destro, Stampella spiazza il portiere e fa 3-0 per il Pescara, doppietta del numero 11 di Mister Mancini. Arriva la conclusione da rete. La rete del Perugia, ancora Cerri, pallone sul sinistro, il cross in mezzo per Stampella, ancora la tripletta di Stampella, stavolta con il sinistro. Poker del Pescara, trova la seconda vittoria stagionale, la seconda vittoria interna, dopo quella con la Salernitana. Pescara che vince e convince anche sul piano del gioco. Ed eccoci con il protagonista di oggi qui al TG Biancazzurro. Naturalmente siamo sempre qui a convitto del Pescara di via Arrone. Vi presentiamo Gianluca Longobardi. Ciao Gianluca. Ciao. E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Sono Gianluca Longobardi, faccio l'Under 16, questo è il mio secondo anno qui a Pescara. E Pescara che piazza è? Pescara è un'importante squadra e sia nel settore giovanile che nella prima squadra, quindi sono molto fiero di essere qui. Sogno ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Mi trovo benissimo, conviviamo tutto con loro, sono come fratelli. Ecco, si riesce ad andare d'accordo? Sì, 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 già dal primo momento, dal primo giorno sono stati tutti amichevoli, quindi sono contento di questo. Possiamo dire che già da qui si impara la sana competizione, quella che poi si riflette, che so, in campo, magari uno sta in panchina e l'altro è titolare, tra virgolette.
Già da qui c'è un'ottima intesa sia in campo che al di fuori. E il direttore giuria? Che tipo è? È un tipo tranquillo, è... fa rispettare le regole come... come così si deve fare. E fortunatamente noi siamo un gruppo tranquillo, quindi il direttore non ci fa tante cazziate. Bene, allora noi adesso andiamo in stanza tua. Mi dici una tua canzone preferita? Facciamo Life is Life. Degli Opus? Sì. Lo sai che hanno fatto solo, quella, solo quel disco nella loro carriera? Però è bello. Però sì, è famoso, quindi... Allora, stiamo già ascoltando e con questa saliamo in camera da te. Va bene. Stanza in ordine, però ci sono i tuoi compagni in questo momento, quindi vediamo se riusciamo a concludere questa intervista. Questo è il bel rapporto che comunque si crea con gli altri, perché poi c'è un rapporto di feeling, di scherzo, di divertimento. Sì, come ho già detto, abbiamo una forte intesa tra di noi e la sera siamo tutti insieme, come possiamo vedere. Quindi ci riposiamo, ci divertiamo, facciamo tutto insieme. La mattina non è dura alzarsi, o lo è comunque? La mattina è dura alzarsi, però come tutti gli sforzi che facciamo finora si fa. E allora adesso facciamo per chiudere, prima dei saluti, visto che ci girano attorno, adesso al CEO gira la telecamera e ci presenti quelli che sono sul letto lì a farti le storie, okay, di Instagram. Vai al CEO al volo, chi sono? Allora, veloce. Tutti l'Under 16, Tommaso Stampella. Che abbiamo, come conosceremo la prossima settimana? Andrea Cagliò, centrocampista, e l'altro attaccante Leonardo Cerri, che sta sul mio letto. Sì, benissimo, ok, quindi questo è lo spirito. E di qua invece? Veloce. L'infortunato Davide Veroli. Infortunato perché? Ho preso una botta alla caviglia. Vabbè, infortunio leggero. Ma tranquillo. Sei fuori una settimana? Un paio, due o tre settimane. Ok, quindi dopo ci vediamo l'anno nuovo. Sì, certo. Siamo quasi a Natale, manda i tuoi auguri ai tifosi del Pescara. Forza Pescara e auguri di buon Natale. Life is life. Era Gianluca Longobardi, il giovane protagonista di questa puntata del TG Bianco Azzurro in Cucciolo e Campioni e sui social della Pescara Calcio. Adesso andiamo a vedere i risultati dell'Under 15. Benevento Salernitana 1-0, Palermo Ascoli 1-0, Frosinone Roma 1-1, Napoli Cosenza 6-0, vittoria del Lecce a Foggia per 2-1, Pescara Perugia 4-2 ha riposato il Crotone. La classifica: Napoli al comando con 27 punti, Frosinone 26 insieme alla Roma, 22 per il Palermo, 21 il Perugia, Pescara 19, 17 punti per il Benevento, 14 per la Salernitana. Lecce 11, Ascoli 10, 5 punti per il Crotone, Foggia 3, chiude il Cosenza con 2 punti. Il prossimo turno: Ascoli Frosinone, Cosenza Crotone, Lecce Benevento, Perugia Palermo, Roma Foggia, Salernitana Napoli, riposerà il Pescara. Ecco gli highlights. Vincere per gettare le maschere e mostrare davvero la propria identità. Pescara Perugia. Confusione in area, subito il Perugia con una conclusione, il destro e la rete. Il gol del Perugia. Rimpallo però in area di rigore, non riesce a sfruttarlo Bomba, che poi si appropria del pallone e serve a rimorchio di Innocenzo. Calibra il destro al volo, mamma mia! Che gol di Innocenzo al volo! Pareggio del Pescara. D'Innocenzo può partire il traversone in direzione di Dimeo, che carica il destro al volo e va in gol. Ancora il Pescara con Dimeo, azione splendida dei biancazzurri. Pescara trova il vantaggio al 27esimo minuto con Dimeo. Riparte D'Innocenzo, che può puntare, occhi negli occhi, la difesa del Perugia, ancora Bomba con il destro e il pallone termina in rete. Il Pescara trova il gol del 3-1. Ancora Canale, che andrà con il destro ad uscire, gioca corto per Dimeo e col mancino rientra poi sul altro piede, il cross al centro e la rete del Pescara, ancora 4-1. Altra giocata più che pregevole, e qui ancora con la Zilli, ci incisca un po' con il pallone, ne è entrato Aronni che ruleta, va via ancora con il sinistro Aronni. Che gol
del Perugia, il primo pallone toccato. C'è il triplice fischio del direttore di gara di Montotoriso di Vasta. Il Pescara batte il Perugia per 4-2, torna la vittoria. Bene, è tutto anche per questa settimana, siamo sempre qui nella hall del Convitto Biancazzurro dove tutti i ragazzi hanno ovviamente alloggio, vivono insieme, pranzano, cenano e hanno ovviamente tutti i servizi per farli concentrare su una cosa importante, in primis lo studio e poi ovviamente gli allenamenti e l'affezione verso la maglia biancazzurra. Ci risentiremo sempre qui dal Convitto di Viarrone per il TG Biancazzurro la prossima settimana. Potrete seguire tutto ovviamente sui nostri social, quelli della Pescara Calcio e naturalmente all'interno di Cuccioli e Campioni di Rete 8 Sport. È tutto e come sempre forza Pescara! Grazie a Luca Teseo per i tuoi aggiornamenti e per le tue interviste. E noi stiamo per chiudere la nostra puntata. Altre domande per Gennaro Scognamiglio? Ti piace Pillon come allenatore? Sì, sicuramente è un allenatore bravo, esperto, un allenatore che ha fatto la sua carriera e sta dimostrando comunque che sta facendo bene anche col Pescara. Altra domanda? A Verona Pescara, secondo te potrai segnare? Magari, sarebbe bello, anche perché fare gol per un difensore è sempre bello. Altra domanda, la penultima, poi andiamo nella parte più alta degli spalti, vai. Avvicina il microfono. Un giocatore che non sia del Napoli, che ti piace, qual è? Giocatore che non sia del Napoli che mi piace. In che ruolo? Attacco. Attaccante. Sicuramente Icardi è un giocatore che potrebbe giocare nel Napoli. E arriviamo all'ultima domanda, questa è veramente l'ultima. Ma qualche volta ci puoi venire a trovare all'allenamento a Zanni? Certo, se sono libero dagli allenamenti mi fa piacere. Voi vi allenate nel pomeriggio, tardo pomeriggio, abbiamo visto sì. Prima le immagini, quindi dopo l'allenamento sicuramente un giorno si può fare una visita. Allora, Gennaro Scognamiglio vi promette che verrà a trovarvi. Noi con questa promessa vi ringraziamo e vi salutiamo, grazie ai nostri ospiti, ai Pulcini 2009, grazie a Gennaro Scognamiglio, grazie a Bruno Nobili, grazie a Luigi Ervese e al piccolo Luca, grazie ai mister Spartaco Cordella e Claudio La Monarca. Un sentito grazie a tutti voi che ci avete seguiti da casa. Ci vediamo tra 7 giorni su Rete 8 Sport per una puntata tutta natalizia. Buonanotte.